Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Adesso te li mettiamo. Neanche la maglia. Prova numero 785. Ce la faranno i nostri eroi ad accendere il camino? Ci abbiamo già provato due volte. Solo sì, due. No, sì. No?
Secondo noi il problema è la legna in realtà, perché quella che ci è stata lasciata, secondo noi, è troppo umida. Quindi non dovrebbe essere colpa nostra, però vabbè. Vediamo cosa succede stavolta. Ed ecco qua. Eccoci nuovamente. Niente, non. Prendi il ciuccio che ti è Allora, con sottofondo follie papà figlia, io faccio il caffè. Io faccio il caffè perché qui necessitiamo di caffeina. Poi oggi c'è una giornata super super uggiosa e quindi mi abbasso perché. Perché non essendoci l'Osmo Pocket che mi segue, sono col cellulare perché ho dimenticato stanotte di caricarla. E quindi niente, domani Osmo Pocket, oggi cellulare, tanto fa lo stesso. E niente, Quindi caffè. quindi caffè. Tra l'altro, volevamo dirvi che se avete dei consigli, se voi avete il camino, ci volete consigliare come fare per accenderlo bene. Prova a dire la mia teoria. Allora, la sua teoria è però dovresti farla vedere. Perché così a parole. Dove sotto la legna? Allora, sotto la le do sotto dove solitamente si mette la legna, c'è una grata che si può aprire con un buco, una sorta di conca così più o meno. Secondo lui, dice, potrebbe essere che la diavolina è dei rametti. No, la diavolina del giornale con i rametti. Diavolina, giornale, rametti, quindi ciò che accende, diciamo, il fuoco vada messo dentro questo buco, le fiamme escono da queste grate e il legno va messo più o meno sopra, senza soffocare, ovviamente. Secondo me invece no, cioè secondo Allora, qui di me sotto nulla lo può soffocare, è il suo spazio. è vero, ma se tu ci metti il legno sopra si soffoca. Eh sì, No, eh la sì. grata, l'aria passa da sotto, Ah, perché sotto abbiamo anche una palletta, che è una leva, che una spostandola. Sì, è una maniglia a palletta. palletta, come lo spiego, insomma, è una palla. Cretino. È una palla, maniglia, una. È un chicco d'uva praticamente, no? Lo Cretino. schiaccio È finito? e arrivi a Hogwarts. Magari, sarei già dentro al camino. No, comunque è una leva che si sposta e in base a se la chiudi o la apri, fai passare l'ossigeno o meno, no? E quindi lui pensa che. Secondo me Però l'ossigeno lo fa passare da lì sotto per alimentare poi il fuoco, è lì. cioè. Boh. Anche. E quindi alimenti il Fateci fuoco. sapere. Se siete esperti di camino o ce l'avete, fateci sapere se secondo voi va messo lì sotto o se va messo come dico io con grata chiusa vuota sotto. E diavolina tra legno Ma e. rischi di soffocarlo in quella maniera. Fateci sapere. Devo provare, basta. Ora mi sono messo in testa. Devo riprovare. Cavolo, veramente? Davvero? Se è come dico io, mamma mia! Secondo me Se è come dico io, mamma mia. no. Ma secondo te quei due legni che abbiamo bruciato da 300 volte bruciano ancora? No, Sì. infatti Lo cambi. sì. Ma Ma se non se è come prendere quel. dico io. Va bene, io nel frattempo faccio il caffè. Secondo Sì. Convinto. Arrivo. Sì, mamma mia, arrabbiata, Bubi.
Quella è la grata di cui vi parlavo. Dentro c'è un... Mi sa che c'ha ragione lui. Guarda che fuoco. Vabbè, ma anche prima faceva tanto fuoco. Attento. Caspita, mi sa che c'hai ragione te, porca miseria. C'hai ragione te. Perché fa più effettivamente... Guarda sotto. Se brucia, brucia, riesce a toccare la maniglia sotto. Ah. Però effettivamente. C'è un pulsante, non vedete? Però scusa, quando finì. Cos'è? Dio, togli sto fiocco che fa ridere qua. C'è un pulsante qua. Non si vede nulla da lì. Spostati indietro, Bobby. Via, via, indietro, indietro, amore. No. Spegni il pulsante. Ah, perché ho chiuso Ma sopra. sei. Vabbè, ma sei. Allora, secondo me la sua tecnica è giusta, ragazzi, alla fine della fiera. L'unica cosa è che il legno non prende proprio, perché è il legno il problema. Non prende proprio fuoco, cioè come se fosse... Probabilmente ha preso troppa umidità. Guarda, guardate. Cioè, guardate questi. Li ha bruciati così. Gira, esatto. Li ha Ma bruciati, ma non ha. Non hanno non preso fuoco. da, esatto, non da prendere, cioè non prende proprio, non... C'è una macchia di bianco là. Vabbè. Comunque... Vabbè. L'importante è che fateci sapere in ogni caso la vostra esperienza, cosa ci consigliate. Magari c'è una tecnica per rendere il legno riutilizzabile. Non lo so, noi siamo proprio ignoranti in materia perché non avendo mai avuto un camino non sappiamo. Di certo, col metodo di Ricky nel mettere tutto nel buco, il fuoco sta durando nettamente di più e anche bello vispo. Invece prima si spegneva subito. Vabbè, diteci la vostra poi. Ragazze, è arrivato il corriere Amazon. Tra l'altro mi ha fatto super super effetto. C'è Ricky qua davanti a me che lo sta aprendo, ma non posso farvelo vedere. A che nervi! Leonessa Mod, volevo farvi vedere alcuni dei quadri che abbiamo appeso. Poi volo a farmi la tinta perché se si sveglia poi i pupi sono fregati. Aspettate. Allora, abbiamo appeso questi. Copro perché c'è Federico, sapete che... Posso filmarlo, lì c'è Bubi, ecco, è una foto di famiglia. Poi abbiamo appeso questi dei bambini, Federico e Alessandra, era una vecchia collaborazione, piacciono un sacco veramente, messi così, finalmente appesi, in casa vecchia non li avevo ancora appesi, quindi finalmente qui in casa nuova li abbiamo appesi. E poi, aspettate, faccio un giro, appeso questo qui. Qua che diciamo l'angolo poi studio, qui c'è la scrivania, ma non ve la faccio vedere perché c'è un casino di roba sopra, però qua abbiamo appeso le nostre foto. E poi scendendo la scala abbiamo messo la leonessa e il leone. Neanche truccata, vabbè, prendetemi per quello che sono. Oggi sono in modalità domenica, casa, pioggerella, tra l'altro è diventato super sereno e c'è il sole, ma ovviamente essendo le 6:30 sta calando, quindi è già buio. Cioè buio no, però insomma, ha piovuto tutto il giorno, solo adesso si è finalmente schiarito, quindi prevedo che in settimana il tempo forse migliori, speriamo, anche perché qua quando il tempo è bello è stupendo. E niente, dicevo, sopracciglia schifosissime, quindi scusatemi veramente, oggi come vi dicevo sono in modalità casalinga e quindi non mi sono disegnata sopracciglia né nulla, ma ho notato che questa l'ho fatta troppo sottile, questa spessa, non so, era un po' che non mi succedeva come roba, però vabbè, le cercherò di sistemare, quindi scusate per la serie La Verità sul Web. E la realtà, modalità leonesca, guardate qua, vabbè, comunque finalmente li vado a tingere perché vi dicevo, ho ripreso il rosso, io l'olia la adoro, c'è cioè la mia tinta preferita per eccellenza, fa
A parte perché senza ammoniaca, poi mi piacciono le profumazioni, mettono il balsamo che è bello grosso, quindi utilizzo quello e non mi va a rovinare troppo il capello. E mi piace proprio e quando la trovo in offerta me l'ha presa Riccardo, me ne ha prese due in realtà, qua c'è l'altra, perché essendo belli lunghi, sono belli, sono insomma, belli corposi i miei capelli, quindi... Una non è detto che mi basti. E vi dicevo, ho ripreso il rosso bold perché ho notato che facendo il castano, a parte che è un mesetto che non lo faccio, a parte i capelli bianchi, non fateci caso che sono sempre di più, cioè poi è tanto che non facevo la tinta, quindi ciaone, da prima del trasloco. Ma ho notato che ultimamente mi stanno crescendo i miei capelli molto chiari. E quindi facendo il castano scuro, comunque colori troppo scuri, cioè mi stanno, vedete? Mi ricrescono, adesso non si vede tanto perché c'è poca luce, ma crescono chiari, un chiaro rossiccio, un chiaro aranciato, cioè un biondiccio, non si capisce cosa sia, di certo non sono scuri come ero una volta. E quindi fanno schifo, cioè mi vedo al sole, quando sono al sole notavo l'altro giorno che sono andata a prendere Fede che qua sono più chiara, qua scura, fa proprio schifo. Quindi ho detto vabbè, per ora rifacciamo il rosso. Riguardando alcuni vecchi vlog mi mancava, mi piaceva rossa, un po' più briosa, un po' più vivace. Quindi ho detto vabbè, sto giro... Infatti Riccardo mi fa, ma è rosso intenso, sei sicura? Gli faccio, no, ma è quello che facevo, se ti ricordi che ti piaceva tanto, quindi fa, ah, ok. E quindi niente, vado a farla prima che si sveglia la Bubi. Soffiale bene il nasino, eh? Brava. Cucciola. Guarda il mio compagno.